Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video di Sardegna World. Come sempre vi invito a iscrivervi al canale, ad attivare la campanella e a lasciare un like se il video vi piace. Oggi ci troviamo a Cala Luna. Come avete visto le settimane scorse abbiamo fatto il trekking, siamo arrivati qui e oggi ci facciamo una bella passeggiata insieme in questo spettacolare posto. Iniziamo, buona visione a tutti. Ciao! Potete vedere la sabbia è finissima, soffice e bianca. Il colore del mare a tratti si ha quel turchese, mentre in altri tratti va a diventare un po' più azzurro e in altri momenti ancora si intensifica il verde. Non è ben chiaro il suo colore, però si può dire che è veramente straordinario. La gola, la vallata dietro Cala Luna è veramente qualcosa di spettacolare, soprattutto in una giornata di sole con queste bellissime nuvole che passeggiano nel cielo sullo sfondo di queste riprese. Come possiamo vedere, il mare è limpido. Poi questa folta e ricca vegetazione che si trova dietro l'arenile, cresciuta in mezzo alle rocce, è qualcosa di unico, di veramente bello. Adesso, intanto che camminiamo, ci stiamo avvicinando sempre di più alla zona che io reputo unica al mondo, che è quella delle grotte. Guardate che contrasto tra il bianco di questa sabbia e di queste rocce con il colore cristallino del mare. Veramente bellissimo. Guardate com'è. Come le rocce creano l'ombra, anche perché il sole tramonta a ovest, quindi nella mattinata troviamo tutta la spiaggia battuta dal sole, mentre una volta che il sole oltrepassa l'ora di pranzo inizia a calare verso ovest, quindi tutta questa fascia qua che vedete passa tutta all'ombra piano piano. Guardate che colori, questo è lo spettacolo di Cala Luna. Ogni volta che vengo qui vi posso garantire che è sempre un'emozione unica anche per me. Continuiamo a passeggiare e a mostrarvi la bellezza di Cala Luna. Qua si vede dentro ma non si vede fuori. Ok, la prima grotta ce la stiamo lasciando alle spalle, adesso passiamo alle altre. Guardate le rondinelle come volano e ci sfiorano. Questa è sempre la parte più a sud di Cala Luna. Noi adesso ci spostiamo verso nord ad andare a vedere le altre grotte. Per vedere Cala Luna così tutta per noi è qualcosa di unico, di indescrivibile. Le emozioni sono tante, ma non è solo un discorso di natura,
è anche un discorso che non è concesso a tutti la possibilità di riuscire a viversi qualcosa del genere in maniera così solitaria. Devo dire veramente di essere fortunato oggi. Qua troviamo la seconda grotta, che secondo me è ancora più lunga della prima. Guardate sopra com'è tutta incastonata. Praticamente quando abbiamo fatto il trekking siamo passati qui sopra nella parte finale, e qua, come potete ammirare, è di nuovo qualcosa di veramente unico. Ok, io vi lascio ai 5 secondi di pubblicità, dopodiché ci muoviamo e proseguiamo verso le altre grotte di Calaluna. Ciao! Ok, proseguiamo. E l'imponenza di queste cose, la loro altezza, sono veramente qualcosa di unico, spettacolari veramente. Guardate qua. Questa grotta non è molto profonda, però hanno dei tagli e dei disegni. Guardate che spettacolo. Qua troviamo un'altra particolare grotta. Anche questa è molto profonda, però è più piccola, più stretta. Adesso invece ci spostiamo nell'ultima grotta che troviamo accessibile. Poi comunque, proseguendo più avanti, si trovano tante altre grotte, ma lì si va via mare, quindi è un'altra cosa quella. Guardate questa grotta. Questa è tra le ultime. Sembra ancora più profonda. Eh sì, questa è più alta. Troviamo pure un albero di fichi cresciuto, guardate l'ombra, pazzesco dove si crea la vita. Non ci addentriamo più internamente, rimaniamo in zona e guardate qua, guardate com'è, appare il mare dall'oscurità di una grotta, spettacolare. Com'è andata? Bello, vero? Calaluna è spettacolare, bellissima. Ok, io vi saluto, il nostro video finisce qui. Ci vediamo alla prossima avventura. Non mancate. Ciao!